Buongiorno, ecco la rassegna stampa di oggi, lunedì 26 marzo 2018. Cominciamo subito con la prima notizia che viene da Oggi Scuola. Domani si terrà la finale delle Olimpiadi di Italiano a Firenze. La gara ha visto oltre 60.000 studenti in competizione e sono 84 quelli che hanno vinto l'accesso alla finale. Comincerà domani a partire dalle 9.30 al Palazzo di Parte Guelfa a Firenze. Le Olimpiadi d'Italiano che cosa sono? Sono gare individuali che sono rivolte a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sono divise in quattro categorie: junior e senior per le scuole italiane e junior e senior per le scuole italiane e le sezioni all'estero. La categoria junior è riservata agli alunni del primo biennio, quindi prima e seconda superiore, invece la senior ai ragazzi e alle ragazze del triennio. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 3 ore e mezza e, come vi dicevo prima, hanno partecipato nell'anno scolastico scorso più di 60.000 ragazze e ragazze di tutta Italia e più del doppio rispetto a 3 anni fa. Questa è l'ottava adesione, scusatemi, è l'ottava edizione e, come dire, ci auguriamo di sapere i nomi dei vincitori quanto prima. Intanto in bocca al lupo ai ragazzi che domani parteciperanno alla finale. Poi passiamo a Donna Moderna, dove c'è un articolo che fa il punto sulla sperimentazione della scuola di Brindisi che da settembre 2018 consente agli studenti di entrare alle 10. Secondo molti studi si favorisce il rendimento dei ragazzi e ci si adatta a una società che sta cambiando. L'articolo fa un elenco, una lista dei pro e dei contro. Allora, questo è un esperimento che si sta facendo in molte nazioni europee. Nel Regno Unito è stato sbattezzato Teen Sleep ed è una realtà. In Italia, a quanto pare, potrebbe chiamarsi tutta un'altra scuola con tanto di hashtag. Allora, da settembre 2018 è l'Istituto Superiore Maiorana di Brindisi in Puglia che fa entrare i suoi studenti alle 10 di mattina. Quali sono le ragioni a favore e quali contro? Le ragioni a favore, dice il preside, che oltre alle ragioni scientifiche ce ne sono di ordine pratico. Nel nostro territorio il sistema trasporti è tali da costringere molti studenti e lavoratori ad alzarsi molto presto e a partire da casa con largo anticipo per raggiungere l'ufficio e la scuola. Negli ultimi anni siamo passati, dice il preside, dall'avere un 70% degli studenti residenti e un 30% di fuorisede all'esatto opposto, quindi il 70% degli studenti viene da fuori Brindisi e per loro essere puntuali a scuola alle 8 è difficile ed è pesante. La sperimentazione dell'Istituto Maiorana segue quelle che sono in atto in molte realtà della scuola anglosassone. In Gran Bretagna il progetto Teen Sleep coinvolge 100 scuole che hanno posticipato l'ingresso alle 10 e cui i studenti vengono monitorati per verificare eventuali benefici in termini di miglior rendimento. Negli Stati Uniti invece esistono due scuole di pensiero, quella che ha portato a stabilire l'inizio delle lezioni alle 7.30, in alcuni casi addirittura alle 7.15, è quella opposta che opta per la cosiddetta Start School Later. Ci sono studi diversi che portano a, come dire, risultati discordanti fra di loro. Secondo uno studio dell'università su studenti delle scuole superiori tra Colorado, Wyoming e Minnesota, gli studenti che avevano posticipato l'ingresso a scuola dalle 7.30 alle 8.30 riuscivano a dormire nel 60% dei casi almeno 8 ore per notte con benefici di rendimento. Al contrario, altri andavano incontro a problemi di depressione e di ansia. Chi è invece contrario? Donna Moderna ci porta l'opinione di Silvia Godelli, già professoressa in psicologia clinica presso l'Università di Bari, che dice: io personalmente non nascondo di essere molto perplessa per 3 motivazioni. Prima si rischia di consolidare la tendenza in atto di spostare gli orari di inizio sonno sempre più avanti, andando a letto sempre più tardi. Poi non è la modalità con cui risolvere il problema, come dire, dei trasporti, quello di posticipare l'orario a scuola. E in ultimo, dice, si rischia di generare ulteriori anomalie nell'organizzazione familiare, perché c'è una forbice tra l'ingresso tardivo a scuola e quello al lavoro dei genitori che riduce il tempo condiviso.
Per quello che riguarda, la mia opinione è che invece sia una sperimentazione da fare, da provare, perché molto spesso i ragazzi, appunto, arrivano a scuola dopo lunghi percorsi, poi c'è che ci mette pochi minuti, ma c'è che ci mette anche un'ora o un'ora e mezza, a seconda di dove abita, dalla lontananza della scuola, dai trasporti. E dopodiché, anche dal punto di vista, come dire, dell'apprendimento, l'apice probabilmente è giusto quello che è fissato, diciamo, da un paio d'ore dopo il risveglio in poi. Quindi un orario a scuola tra le 9 e le 9 e mezza potrebbe essere sicuramente la cosa migliore. Rimaniamo cioè, anzi, rimaniamo in Inghilterra, sì, dove le stanno veramente sperimentando tutte, decisamente più di noi. C'è una proposta dell'ex ministro di Cameron che piace anche ai conservatori e ce ne parla il Corriere della Sera, che titola "Bambini che fanno gli spazzini". Così Theresa May vuole educare i genitori. Poi c'è questa bella foto di bambini tutti vestiti. E dice: "Nel curriculum degli allievi delle scuole elementari inglesi presto potrebbe rientrare una nuova materia, la pulizia delle strade". A proporlo nei giorni scorsi è stato Lord Rotherham, già ministro della difesa governo di David Cameron e che oggi sostiene Theresa May. Pensa che il coinvolgimento dei bambini in un programma più ampio di educazione della popolazione possa essere utile a loro e al paese. A suo parere, le strade britanniche non sono abbastanza pulite, non tanto perché manchino gli interventi pubblici di nettezza urbana, quanto perché i cittadini non rispettano le regole e non se ne curano. Quindi, secondo lui, l'idea è per diffondere una nuova percezione della pulizia, quindi ha proposto in Parlamento che ai bambini delle elementari venga richiesto di andare per strada a raccogliere cartacce e rifiuti un pomeriggio alla settimana, almeno un paio d'ore. L'ha chiamato un gesto di responsabilità sociale che contribuirebbe a crescere adulti più responsabili, ma anche a sensibilizzare genitori e nonni. Da un lato, perché sapendo che sono poi i ragazzini a dover pulire, un adulto finirebbe per fare più attenzione dove getta mozziconi e carte di caramelle. Perché poi sentirsi dire da un figlio o da un nipote che occorre usare il cestino per i rifiuti e le strade sono più belle, significa ispirare gli adulti a non commettere certi errori. Non lo so, può anche darsi che questo sia un obiettivo secondario. Di sicuro il fatto che magari cellulari o telefoni o asciugacapelli siano costruiti utilizzando manodopera minorile non mi sembra che fermi molte persone dal comprarli, quindi non so se questo effetto secondario possa essere indotto. D'altro canto è una proposta che è stata accolta con diffidenza dalla minoranza. Secondo alcuni parlamentari laburisti, le scuole dovrebbero educare i bambini a far di conto e a scrivere senza errori grammaticali. Va bene, insomma, adesso anche questo, monitoreremo anche la storia dei bambini inglesi mandati a pulire le strade. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con le notizie di scienza della settimana, prese dall'internazionale a cura di Claudia Grisanti. Leggiamo quelle più interessanti. Ricercatori americani hanno costruito un pesce robot che nuota muovendo la coda, dotato di telecamera, può essere controllato da remoto senza filo. Dovrebbe aiutare l'osservazione della vita marina. Una scoperta scientifica potrebbe portare allo sviluppo di insetticidi neonicotinoidi che non danneggiano le api, però gli ambientalisti sono scettici, sapete che il problema delle api, della scomparsa delle api, è un problema abbastanza serio. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che il 2017 è uno degli 3 anni più caldi mai registrati. E i danni causati dagli eventi climatici e meteo hanno toccato il record di 320 miliardi di dollari. Poi una cosa molto interessante, è stato sviluppato un casco che permette di misurare l'attività del cervello mentre la persona che l'indossa si muove liberamente. Sicuramente sarà utilissimo per tutta una serie di rilevazioni. Mentre continua a crescere l'isola di rifiuti di plastica al centro dell'Oceano Pacifico. Se qualcuno di voi ha visto qualche foto, sono veramente impressionanti. Direi che possiamo chiudere qui, anche perché una delle ultime notizie è che sedersi in aereo accanto a una persona influenzata nella fila davanti o dietro aumenta il rischio di ammalarsi dell'80%. E vabbè, insomma, questo mi sembra più che una notizia scientifica, mi sembra una notizia di buon senso. Io vi saluto comunque con le notizie di scienza della settimana, vi do appuntamento a domani e vi auguro buona giornata.